Ciao a tutte e ciao a tutti. Get ready with me. Allora, questa mattina mi truccherò mentre faccio due chiacchiere con voi con la palettina che mi ha regalato Make Up Passione 1986, ovvero la palette di Amarena, questa qua che trovo carinissima. Non so ancora come mi truccherò, andiamo a babbo mentre chiacchiero, e nel frattempo proverò ad utilizzare anche i pennelli che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi haul che ancora non ho testato, quindi facciamo tutto assieme appassionatamente. Chiacchiere abbastanza come al solito di vari tipi, di vari argomenti, ma prima di tutto fatemi dire una cosa: bentornati Backstreet Boys. Allora, sì, ho 31 anni, però non per questo non mi possano piacere le boy band, soprattutto perché quest'anno, per festeggiare i 20 anni della band, è appena uscito, comunque esce a giorni, ora non sono sicura della data perché io l'ho scoperto ieri sera, il nuovo album. Ho sentito già il primo singolo più altre due canzoni dell'album e sono fantastiche. Io li amo alla follia, quindi oggi darò un'occhiata al centro commerciale, quello più vicino a casa mia, per vedere se per caso l'album è già uscito, perché io su internet ho visto come uscita americana 30 giugno, non ho idea dell'uscita italiana, quindi darò un'occhiata comunque per vedere se per caso lo trovo. E per cui io questa mattina veramente sono entusiasta e mi sono guardata tipo troppi video alle 5 questa mattina, tra la nuova canzone, il nuovo video, varie performance fatte da loro a Good Morning America, che è un programma televisivo appunto americano che va in onda la mattina presto, tipo 1 mattina nostro, no? E quindi sono proprio euforica, cioè io proprio Nick I love you, cioè proprio sono in estasi. Comunque partiamo con un bel verde petrolio, va, già che sono in estasi, e sono veramente veramente contenta, per cui era un po' che aspettavo il nuovo album. Pennello piatto, questo qua è quello di Avon, e è un po' che aspettavo che uscisse il nuovo album e sono veramente stra felice. Oltretutto, dalle immagini che ho visto di Good Morning America, che sono del mese scorso, risalgono al mese scorso, devo dire che Nick è in ottima forma, cosa che mi rende piuttosto felice, perché quando l'ho visto io dal vivo qua in Italia qualche anno fa, ed era il periodo che era uscito, se non sbaglio, se non erro, l'album di I Want It That Way, in quel periodo lì si era un po' incicciottito, splendido comunque, però si era un pochetto incicciottito, mentre adesso mi sembra in ottima forma, quindi ne sono veramente felice. Poi, altro argomento del giorno, faccio via gli argomenti del giorno, no vabbè, chiacchiere, io questa mattina mi sono anche guardata la puntata di ieri, direi, no, dell'altro ieri, di Beautiful, che in questo periodo sta andando in onda 40 minuti anziché 20, perché fanno la doppia puntata, visto che 100 vetrine è andato in ferie, ci fanno la doppia puntata di Beautiful, grazie a Dio, e quindi spettacolo, perché riesco a vedermi 40 minuti interi di Beautiful senza rotture di scatole, e sta succedendo veramente di tutto. Per chi si sta perdendo qualche puntata ed è interessata a cosa sta succedendo, ti faccio un breve riassunto. Praticamente Liam sta continuando, dopo l'ultimo fallimento matrimoniale con Hope, a cercare di riconquistarla, continua a chiedergli di tornare assieme, ma lei, tra virgolette, imbrogliata da suo fratello e quindi pensante del fatto che Liam le ha messo le corna la sera prima del matrimonio, continua a dirgli di no, che non si fida di lui, che lei lo amerà per sempre, ma che le loro strade si dividono. E quindi lui, disperato, va da chi? Da Steffi, strano, perché cioè veramente un uomo con una spina dorsale pari a zero, perché
Se fosse realmente interessato ad Hope, non passerebbe tutto il suo tempo a farsi consolare da Steffi. Ma, come dice il mio fidanzato, gli uomini ragionano con il pisello e non con la testa, quindi direi che Liam si comporta appunto in questo modo. Allora, ho fatto tutta una roba, pensavo di truccarmi leggera oggi. Ma direi mi sono fatta prendere la mano dal verde petrolio che ho dato su tutta la palpebra mobile e anche nella piega. A questo punto magari ci portiamo con un pennello bello cicciottoso, un colore chiaro perché tipo un bel giallino qua, in modo da schiarire un po' almeno la prima parte. E quindi direi che insomma sta succedendo un po' di tutto a Beautiful. Cioè alla fine ho schiarito tutto, ho preso anche l'oro e ho schiarito anche con l'oro. Vabbè. Sta succedendo un po' di tutto, è nato il bambino di Katie, ovvero il fratello di Liam. Carino, un bambino splendido, già appena nato è già bellissimo, vabbè, diciamo che secondo me è grandicello, come al solito nelle telenovelas prendono bimbi giustamente un po' più grandi. Grandicello ma veramente bello come bambino finalmente. Ok, ho sfumato in modo da rendere meno carico il mio verdone perché avevo un po' esagerato secondo me per un trucco da giorno. Sì che a noi come al solito non ce ne frega molto se è da giorno, se è da notte, se è da sera. Però insomma, anche perché sono un po' colorita, se mi vado a mettere tanto trucco sugli occhi poi non si nota il fatto che sono abbronzata secondo me. Comunque, pennellino ad angolo se ti trovo. Trovato. Vado a prendere un marrone scuro, scuro, marrone. E lo porto all'attaccatura delle ciglia sperando che un pochino si noti. Un pochetto. Non troppissimo. Non mi fa impazzire, come sta venendo sto marrone, perché diciamo che sul verde non spicca. Però volevo evitare di mettere il nero. Ora vedo un attimo. Comunque, direi che per la parentesi beautiful vi ho abbastanza aggiornate. Com'è da voi il tempo? Perché qui oggi è bello. Dopo 2 giorni mezzi schifosi, nel senso che ha piovuto praticamente l'altro ieri, poi ieri ha fatto un po' e un po', cioè un po' era bello, un po' pioveva, un po' c'era la burrasca, un po' tornava il sole e oggi diciamo che è una bella giornata. Non andrò al mare perché uno odio andarci di domenica, perché qua in Liguria la domenica si popola di praticamente tutti i piemontesi e tutti i lombardi che vengono in giù per andare al mare e io di farmi 1.000 ore di coda e per stare accalcata in spiaggia non ne ho assolutamente voglia e quindi lascio perdere. Poi Cri comunque lavora, quindi di andare al mare da sola ce n'ho per le balle e anche perché poi non nuotando, cioè, giustamente mi rompo, cioè sto lì che faccio? Sì, ascolto un po' di musica, leggo un po', prendo il sole, poi mangio un gelato, poi mi rompo, quindi ho detto vabbè, ce ne stiamo la mattina a casuccia, che tanto avrei teoricamente 1.000 cose da fare e praticamente so che ne farò molto poche, come sempre, ma mi prende proprio sta apatia, sta noia domenicale, che quindi matita nera, non so cosa farò, se farò, per ora ho fatto solo 2 lavatrici. Dovrei sistemare la camera che è una schifezza. Ho vestiti dappertutto. Dovrei buttare troppa roba. Vediamo, 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 vediamo. Ci vorrebbe veramente la bacchetta magica. Matita nera direi che ci piace. Ha preso una svolta positiva. È il trucco. È arrivato un messaggio, lo guardiamo dopo. E quindi boh, diciamo che oggi è una giornata un po' noiosetta. Tossisce perché chissà cosa si è leccato.
Questa sera andiamo come al solito alla Cambusa e per fortuna su alla Cambusa alle 11, prima del karaoke, fanno vedere la MotoGP. Stasera c'è Laguna Seca, quindi speriamo che Ovale o Marquez arrivino sul podio perché sono i due che mi piacciono di più. Ma I Love Extreme è sempre una sicurezza. Ci vado di I Love Extreme. Così. Non fate caso ai capelli mezzi da Re Leone, ma ho appena lavato e asciugato i capelli, li devo ancora stirare. Non ne ho molta voglia perché fa tanto caldo, però non credo che potrò uscire con questi capelli così. Sembro un pochino una canfilata le dita nella presa da corrente. Una scappata di casa, direi. Perché ancora ancora sotto sono carini, cioè tengono una bella piega. La parte invece laterale, secondo me, anche un po' poverina, stressata dalle varie ripetute piastrate, rimane un po' brutta, un po' secchina e quindi non... Ah, tosche due palle! E quindi non rende molto, secondo me. Vediamo. No, credo che li stirerò. Soffrirò tantissimo, ma li stirerò. Sul viso non ve l'ho detto, ma avevo già fatto la mia base estiva, ovvero la crema di Bottega Verde, che ormai ve l'ho detta e ridetta, anti-age, la appunto Vital Age si chiama, e ora vado a mettere un po' di blush 12 di H&M sulle guance. Ah, ovviamente ho dato anche la terra di Debbie sulla crema, una bella spolverata di terra, anche perché appunto non vado al mare, quindi meglio che ci creiamo un po' di colorito sano. Così. Comunque, boh, spero di riuscire a prendere un po' di sole venerdì che non lavoro. La mia abbronzatura giustamente comincia un po' a vacillare perché sì, c'ho ancora il segno del costume, ho ancora parecchia abbronzatura, però comunque sia, soprattutto sul viso, struccandoti, passando mille cose, il tonico e questo e quell'altro. È il punto dove se ne va per prima, perché comunque la pelle è continuamente trattata. Poi, diciamo che io ho messo tutto, quindi passiamo alle labbra. Ero indecisa tra il rosa chiaro e il fucsia della linea al verde dei lip gloss. Se facessimo un mix, tipo provo prima questo e poi ci aggiungo un po' di fucsia. Vediamo. Perché questa è molto carina, però anche molto molto chiaro. Atos gira per la cucina e ora si sdraia. Bravo Puppi. Cioè questo è molto molto carino, però ci volevo dare una botta un po' di colore in più. Vediamo se aggiungendo magari un pizzico. Questo è carino, cavolo. Ne aggiungo proprio una punta al centro e poi la mischio così. Sì. L'unica cosa che non mi piace di questi lip gloss, che oltretutto hanno un inci ottimo e sono bio perché sono dell'Alverde, è il retrogusto. Cioè mi lascia in bocca un gusto che non mi piace. Vabbè, soffriremo anche per questo. Niente, ok, direi che le nostre chiacchierucce e chiacchiericce ce le siamo fatte. Ultima cosa al volo, faccio una fatica boia in questo periodo ad avere del tempo per leggere, sto leggendo veramente poco rispetto ai miei standard e nell'ultimo periodo sono riuscita a finire, mi sembra, nell'ultimo periodo, facciamo nell'ultimo mese e mezzo, due, credo di essere riuscita a finire solo due libri e sono a un terzo di un altro. Lo so, dico sempre vi farò un videobooks, poi alla fine finisco il libro, mi faccio prendere da leggere dell'altro, nel frattempo mi svanisco gran parte di quello che ho letto, che cacchio ve lo faccio fare il libro, il videobooks. Quindi niente, al limite se vi interessa, se vi fa piacere, vi consiglio qualche libro durante questi tipo di video qua, quindi durante il Get Ready vi butto lì qualche titolo.
di quello che ho letto e che mi è piaciuto, però riuscire a fare un videobooks effettivamente è complicato perché dovrei avere il tempo per leggermi magari 6-7 libri, ricordarmeli bene tutti e farvi il video alla fine dei 6-7 libri. Solo che il problema è che quando ho letto magari 4-5 libri, arrivata alla fine del quinto non mi ricordo più cosa diceva il primo, cioè mi si svanisce tutto l'ambaradà, mi ricordo giusto qualcosina. Sono io che ho poca memoria o anche per voi è così? Vabbè, niente, a questo punto direi che il Get Ready chiacchiericcio chiacchieroso è finito. Spero che vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia come al solito. Preparo un video haul che sarà in collaborazione con Bimba Sperduta, ma che caricheremo mercoledì perché lei prima non c'è in ferie, quindi aspetto i suoi tempi. Ne approfitto per mandarle un grosso bacio e mando un grosso bacio anche a tutte voi. Ricordatevi, giù nell'info box tutti i miei contatti li trovate assolutamente lì. E se vi va lasciate un commentino. Ciao a tutti!